Sì, tranquillo. Allora, cominciamo per favore, segretario Appello. Buonasera, allora procediamo all'appello per il Consiglio. Bucci, presente. Botta, Bruccoleri, Costa, Damonte. Damonte assente. Franceschi, Gandolfo, Garbarino, Grondona. Peragallo, Podestà, Reggiardo, Repetto, Robello, Rossi, presente. Segalerba, Senarega, Senarega presente. Tasso, Villa. Damonte. Tutti presenti, la seduta è valida. Bene, buon pomeriggio a tutti. Allora, cominciamo la seduta del 28 dicembre. Andiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Proposta 3234-2022, presa d'atto interventi di somma urgenza sulla strada provinciale 77 di Boasi, in comune di Lumarzo, strada provinciale 14 di Lavagna, in comune di Lavagna. Totale importo 35.380 euro. Relatore consigliere delegato Franco Senarega, che ha la parola. Prego. Grazie sindaco, sì, sostanzialmente nel titolo si descrive già gli interventi, si parla di la necessità di intervenire per le piogge del 9 e 10 dicembre che hanno causato una frana sulla SP77 e una sulla SP14. SP77 l'intervento è stato risolutivo con un impegno di spesa di 9.700 euro circa, gli altri invece sono stati impiegati su SP14 a favore di due ditte, una che ha provveduto allo sgombro del materiale e l'altra per la messa in sicurezza della parete rocciosa. Quindi, come dicevo, il totale sono 35.000 euro divisi in questo modo, 9.700 per l'SP77 e rimanente per l'SP14. Somma urgenza perché ovviamente si doveva garantire il transito, le strade interessate sono rimaste chiuse per poche ore, grazie poi appunto all'intervento celere delle ditte che hanno provveduto allo sgombro e alla messa in sicurezza. Grazie consigliere, ci sono interventi? Ci sono interventi? Non vedo interventi, ci sono dichiarazioni di voto? Prego. Damonte, prego. No, niente, ringraziamo Senarga per la relazione, noi votiamo in modo favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Bene, allora passiamo alla votazione, prego. votanti 19 favorevoli, la proposta è approvata, votiamo l'immediata eseguibilità. Tanti 19 favorevoli, immediata eseguibilità è approvata. Passiamo al numero 2, proposta numero 3270 del 2022.
revisione annuale delle partecipazioni ex articolo 20, ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021, relatore il consigliere delegato Carlo Gandolfo che ha la parola. Prego. Sì, ok. Allora, dicevo grazie Sindaco, ne abbiamo diffusamente parlato durante la competente commissione, quindi molto sinteticamente diciamo che la ricognizione che viene fatta entro la fine dell'anno ovviamente riguarda la situazione al 31/12/2021 e si dà corso diciamo di un esito favorevole della ricognizione che presenta le seguenti partecipazioni societarie dirette, che sono l'Agenzia per lo Sviluppo Gallo Genovese ARL, la MT SPA, Atene SRL, ANIO Azienda di Igiene Urbana, la FILSE, la finanziaria, la Società per Cornigliano SPA, STL di Portofino e Liguria Digitale. Di queste che ho menzionato sono in corso le liquidazioni di Atene SRL e STL di Portofino, che sono state messe in liquidazione già da tempo e che andranno a formalizzarsi appunto nel corso del 22, che non è ovviamente ricompreso in questa ricognizione che è fatta al 21. Le partecipazioni invece indirette, che sono quelle che ci derivano dalle partecipazioni dirette che abbiamo, sono nel gruppo AMT e sono sostanzialmente quelle del gruppo AMT derivate dalla fusione fra ATP SPA e AMT SPA, e queste indirette sono ATP Esercizio, che è in mantenimento nel corso del 23, ATC Esercizio SPA, che è in dismissione entro il 31/12 del 23, il 60 milioni di chilometri SMC Esercizio, che è in dismissione entro il 31/12 del 23, e STL 3 di Portofino, che è in liquidazione. Poi abbiamo il gruppo Atene, che ha l'unica partecipazione indiretta rappresentata dal Centro Malerba Formazione e Lavoro, cancellata dal registro delle imprese il 16/12 del 21, quindi è tutta una parte che è appunto in liquidazione. Poi ci sono le indirette del gruppo AMIO SPA, che sono rappresentate da AMIO Bonifiche SPA e Collegno Genova SRL, questa è in liquidazione, GEAM SPA, Sviluppo Genova SPA, Aral SPA, Sater SPA, che è in liquidazione, e Consorzio TICAS, che è in dismissione entro il 31/12/2023. Quindi sugli esiti della ricognizione abbiamo il mantenimento delle seguenti partecipazioni detenute al 31/12 del 2021, quali dirette abbiamo Agenzia per lo Sviluppo del Gal Genovese, AMT, AMIU e Liguria Digitale. Per le indirette un mantenimento di AMIU Bonifiche, controllata da AMIU, GEAM SPA, controllata da AMIU, ARAL SPA, sempre controllata da AMIU, e Sviluppo Genova SPA, sempre controllata da AMIU. Quindi sono mantenuti gli indirizzi, sono confermati gli indirizzi sulle partecipazioni attraverso la razionalizzazione mediante la liquidazione della società Atene SRL, di cui abbiamo già detto, e la dismissione entro il 31/12/2023 delle partecipate di AMT, che sono ATC Esercizio, 60 milioni di chilometri esercizio, e TICAS. Per quanto riguarda invece ATP Esercizio, è in corso una valutazione. AMT ha chiesto il mantenimento sino al 2023 della propria partecipazione di controllo nella società ATP Esercizio. Sarà predisposta entro il 30 maggio 2023 una relazione nella quale si deve valutare l'impatto e la perseguibilità del predisponente piano di sviluppo della società ATP Esercizio in termini di convenienza economica, sostenibilità finanziaria. Quindi questo lo vedremo nel corso di quest'anno. Mi fermerei qui,
deliberando appunto la giustezza di questa ricognizione. Resto ovviamente a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Grazie consigliere. Allora apriamo agli interventi. Prego, ci sono interventi? Ci sono interventi? Consigliere Villa, prego. Grazie, ringrazio il consigliere Gandolfo dell'illustrazione. È chiaro che abbiamo già affrontato questo argomento in altre sedute di consiglio e quando si parla di liquidazioni di aziende o di riorganizzazione è prioritario su tutti chiaramente la salvaguardia dell'occupazione. Credo che questa città metropolitana lo abbia fatto, l'ha fatto l'anno scorso ad esempio, ricordo, con i lavoratori di Atene e altre che comunque società che sono state liquidate. Quindi io credo e vi ringrazio perché anche sul nostro supporto, ma di tutti i consiglieri che erano presenti in quelle sedute, si era giustamente messo in evidenza, ecco, la problematica di dei lavoratori che andavano certamente salvaguardati e così è stato fatto. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Non vedo altri interventi. Non vedo interventi. Allora apriamo le dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego. Noi ci asterremo. Grazie consigliere Damonte. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazioni di voto. Apriamo la votazione. Risultato, ci sono 19 votanti, 13 favorevoli e 6 astenuti. Siamo a posto? Ok. Allora la proposta è approvata, mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. L'immediata eseguibilità è approvata. Passiamo al numero 3, proposta 32-48-2022, bilancio di previsioni 2023-2025 e documento unico di programmazione, approvazione definitiva. Relatore, consigliere delegato Carlo Gandolfo, che ha la parola. Prego. Ti picchio sempre con il microfono. Allora io non per mancanza di rispetto al consesso, però ne abbiamo diffusamente parlato nella prima turnazione di consiglio, ne abbiamo ancora parlato nella conferenza dei sindaci, quindi io non vi farei di nuovo la relazione che avete appena finito di sentire, a meno che non lo chiediate espressamente, quindi mi rimetto a... No, già forse qualcuno non c'era, semmai ripeto le cose che ho detto un'oretta fa. Ok, no, chiedevo perché c'è qualche duro che me l'ha già sentito dire un po' di volte. Allora, sostanzialmente, come abbiamo detto prima, c'è un sostanziale aumento delle risorse attraverso una compensazione. Fra quelle che sono le diciamo entrate tributarie che sono leggermente in diminuzione, sono più che compensate dalle entrate extra tributarie e dai trasferimenti. Questo ci consente di impostare una impostazione di spesa che sia il più possibile efficiente ed efficace per andare a realizzare sul territorio quelle che sono un po' le due mission fondamentali dell'ente, cioè quello della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e dei pressi scolastici di istruzione superiore.
da notare, vado un po' per punti in maniera sintetica, da notare l'aumento della spesa del personale che è dovuta all'incremento, diciamo, di personale dipendente assunto dall'ente nel corso degli anni precedenti, soprattutto nel 2022, soprattutto nei settori operaio e tecnico, che ci consentano appunto di migliorare da un lato la presenza sul territorio per realizzare in economia gli interventi ove questo è possibile, in termini di complessità del lavoro da realizzare senza dover necessariamente affidare all'esterno, e quindi realizzando delle economie in termini di gestione degli interventi, e dall'altra parte inserimento di personale tecnico per gli uffici tecnici, appunto, che hanno l'opportunità di gestire tutta una serie di fondi che stanno arrivando attraverso il PNRR, ma non solo, ad esempio anche, diciamo, arrivanti da trasferimenti di Stato e Regione proprio per fare questi tipi di interventi. Ovviamente poi c'è un aumento della spesa del personale dovuto anche all'applicazione del nuovo contratto collettivo. Per quanto riguarda la spesa di investimento, come in parte ho già accennato, va per la viabilità, e abbiamo detto prima, la manutenzione strade nel triennio sono previsti 22 milioni e 600 mila euro, di cui 9 milioni e 500 mila euro nel 23. La manutenzione dei ponti, altro elemento molto importante, per 9 milioni e 200 mila euro nel corso del triennio, di cui 6 milioni e 900 mila euro nel corso del 23, e i piani urbani integrati PUI, per quanto riguarda in particolare il nodo di Geo, per 6 milioni e mezzo, di cui, sempre nel triennio, di cui 2 milioni e 2 nel 2023, e poi a correre sul 24 e 25. È inoltre previsto anche un acquisto di mezzi, sempre abbinato al ragionamento dell'aumento del personale operaio, che viene così dotato dei mezzi per poter intervenire al meglio sulle nostre strade metropolitane. Un ragionamento analogo va fatto per l'edilizia scolastica, dove sono arrivati e sono in corso di diciamo messa a terra, come si dice in gergo, di fondi del PNRR, con progetti di edilizia scolastica per 21 milioni e 700 mila euro nel corso del triennio, con 8 milioni e 2 già messi a terra nel 23. La manutenzione delle scuole con un finanziamento tramite mutuo per 2 milioni e 2, di cui 1 milione nel corso del 23, e anche qui i PUI, piani urbani integrati, per il complesso scolastico di Via Giotto con circa 17 milioni di euro, di cui i primi 900 mila nel corso del 2023, 6 milioni e 9 nel corso del 24 e 9 milioni e 2 nel corso del 2025. Queste sono le partite più importanti, più rilevanti, che ho evidenziato nella relazione egregiamente preparata dagli uffici. Resto ovviamente a disposizione per eventuali domande e chiarimenti. Grazie. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? Non vedo interventi. Non vedo interventi. Allora, Franceschi, scusa, prego. Dopo Gandolfo non posso che essere io a parlare sempre ormai. No, io intervengo facendo alcune considerazioni che sono frutto non solo anche della conferenza metropolitana che abbiamo passato, ma anche di alcune richieste che io stesso ho fatto nel corso del consiglio con cui abbiamo adottato lo schema di bilancio che è andato all'attenzione dei consiglieri, nel senso che nel merito il bilancio di Città Metropolitana, che è un bilancio prevalentemente determinato da grossi investimenti su misure puntuali, dove se si hanno i progetti si ottengono i finanziamenti, si costruisce il piano triennale, è vero che però rispetto alla modalità con cui arriviamo al confronto e alla discussione, alcune cose
non sono state almeno a me risposte, nel senso che, se vi ricorderete, nel corso della conferenza del Consiglio scorso chiesi di sapere quali erano le domande che erano state effettuate per capire quali erano le fonti di finanziamento. Sarebbe anche bastato che qualcuno mi dicesse che a pagina X del DUP c'erano, perché poi si trovano. Però, come dire, non c'è stata neanche la decenza di dare questo tipo di risposta. Mi sembrava di aver chiesto che, rispetto peraltro alla richiesta dei revisori di avere il piano dei bisogni, di conoscerlo, si potesse conoscere quei 300.000 euro di somme aggiuntive di quest'anno, perché è vero che se si cuba quasi 1 milione di euro di aumento della spesa del personale, 700 vengono dalle assunzioni del 2022, 300, e io spannometricamente avevo detto 7-8 persone, non 70-80, però non credo, almeno a me, nessuno abbia detto nulla. Mi sembrava di aver chiesto se c'era cognizione di quante erano le risorse destinate per il 2023 dalla regione rispetto a quello che è il servizio di trasporto disabili della formazione, non trasporto scolastico. Aggiungo un pezzo che forse porto sfiga, ma chiesi anche di fare una valutazione rispetto a quant'era l'impatto rispetto a MT di una gratuità piuttosto che di quello che era un percorso che si era letto sul giornale, sull'agenzia di trasporto. Allora, io porto sfiga, nel senso che, se non sbaglio, 4 giorni dopo leggo il giornale e scopro che si è dimesso il presidente di MT. Dopodiché, quello che si legge sul giornale è quello che si legge sul giornale, ma, come dire, che il Consiglio metropolitano, di cui credo abbiamo quote societarie, come dire, su questo argomento non tocchi palla rispetto a una discussione, mi sembra una cosa paradossale, così come mi sembra paradossale che la mia domanda di capire, e peraltro sottolineando che io condividevo il percorso dell'agenzia, perché in tempi non sospetti, quando c'era stata la riforma ancora con la giunta regionale Burlando, fui fra i sostenitori dell'agenzia di trasporto, nessuno mi ha risposto, se non che poi, girando Telenord, leggendo e sentendo una parte del dibattito con il Consiglio Comunale, l'unico pezzo che ho sentito, sembrava quasi che Telenord lo sapesse, scopro che pare che il Comune di Genova abbia incaricato dei consulenti per approfondire il tema dell'agenzia del trasporto. Cioè, io chiedo, se come consigliere, che peraltro la volta scorsa mi sono astenuto rispetto al bilancio, faccio delle domande e, come dire, non ottengo risposte, qualcuno mi deve chiedere, cioè mi dovrebbe dire, perché io oggi dovrei avere un voto diverso da quello che ho avuto la volta scorsa, o ancor più, visto che questo è il primo e unico voto politico che effettuiamo, che è quello sul bilancio. In verità dovremmo votarlo, il voto politico sulle linee programmatiche, ma in arco temporale ci tocca prima il bilancio che le linee programmatiche. Io credo che ci sia l'esigenza forse di trovare delle modalità diverse con cui ci confrontiamo, perché se lo facessi io alla mia opposizione mi metto a cuore. Dopodiché, per le ragioni che ho detto, i mal di pancia in generale anche di molti colleghi sindaci, anche quelli che, come dire, magari ce l'hanno e preferiscono non venire. Io ho espresso un parere sul bilancio, lo dico da sindaco, astenendomi rispetto a un percorso che mi sembrava più appropriato. Dal punto di vista politico, io credo di esprimere oggi un parere negativo per una modalità dove il sindaco giustamente dice: se la gente vuol parlare, parliamone, però non ci possiamo appellare alle forme, nel senso che la conferenza metropolitana è un organo previsto dalla legge che ha dei tempi. Anche vero, immaginare che è difficile per noi consiglieri leggere e guardare il DUP, il bilancio della città metropolitana, tra Natale, tra l'8 di dicembre, Natale e tutto il resto, che sono poi 306 milioni di euro, dove poi tutti andiamo a vedere
se la SP di casa nostra sta nel piano degli interventi, perché questo è il problema enorme. E affrontare una discussione con tutti in maniera differente sarebbe un po' più opportuno. Faccio una considerazione: abbiamo costituito i comitati per i subvaccini, quello dei rifiuti, dopo che AMIU è stata affidataria in house del servizio. Credo che l'ultima volta che si sia riunito, anche per fare un minimo di discussione, si è riunita per nominare il membro del CDA. Non c'è più stata la possibilità di avviare un confronto su un tema che è quello del servizio, dove qualcuno di mal di pancia li ha, non li esprime. Giustamente il sindaco mi potrà dire che li deve esprimere. Io credo che come consigliere ho l'obbligo di rilevare che se ci diamo degli organismi e costruiamo degli ambiti in cui le persone, come dire, si possono confrontare, di conseguenza mi spiace rispetto alla modalità con cui aveva approcciato e abbiamo approcciato la volta scorsa il bilancio, ma io credo che ci sia l'esigenza, vuol dire, di dare un segnale dove un po' di sofferenza a questa modalità eccessivamente formale. E poi mi dispiace perché in alcuni momenti questa formalità non c'è. Allora, se in alcuni momenti non abbiamo questa formalità, possiamo costruire anche dei momenti dove questa formalità la superiamo e tentiamo di far partecipare. Abbiamo fatto almeno 3 commissioni informali dove non le abbiamo ancora designate, abbiamo già indicato le presenze, le partecipazioni, e però non riusciamo a convocare i sindaci del bacino A, del bacino B, piuttosto che del servizio idrico integrato, che credo l'ultima volta che si è riunito sia 1 anno e mezzo fa, per discutere quelli che sono i problemi sul territorio. E poi non ci possiamo meravigliare se quando arriviamo qua, anche in maniera scomposta, alla conferenza metropolitana, tutto quello che è il mal di pancia di un anno viene ribaltato su un tema che sarebbe molto tecnico e sicuramente non politico, ma se nelle uniche occasioni in cui ci siamo e possiamo parlare, questo viene fuori per forza. Grazie. Ci sono altri interventi? Villa. Sì, grazie Sindaco, grazie di nuovo al consigliere Gandolfo. È chiaro che un ragionamento, una presentazione di questo tipo non può non tenere conto di alcuni grandi temi. Lo ha già detto il collega precedentemente a me, collega Franceschi, ma alcuni grandi temi che sono tipici di questa città metropolitana, che sono certamente i rifiuti, che sono certamente sicuramente il trasporto pubblico, altrettanto l'acqua, e alcuni temi che ci vedono un po' condizionati perché leggiamo, e purtroppo lo leggiamo soltanto, ma non se ne discute nelle sedi appropriate, perché si possa dare anche un contributo fattivo ad arrivare alla definizione di rendere migliori questo tipo di servizi su tutti i comuni della città metropolitana. Veniamo da un dibattito, almeno noi consiglieri genovesi, dove siamo rimasti sorpresi leggendo dai giornali che sembra che ci siano delle problematiche sul trasporto pubblico, sui rifiuti, ed è chiaro, e quindi invito eventualmente il relatore o il sindaco, se vorrà farlo, di cogliere questa ed altre occasioni per iniziare probabilmente un metodo diverso da quello che è stato oggi, che ci vede nell'arco di 2 ore probabilmente più o meno deliberare o comunque ragionare di un bilancio di una città metropolitana chiaramente importante. Lo dico perché ci sarebbero numerose occasioni di poterci confrontare. Ho sentito durante la conferenza dei sindaci che il sindaco Bucci si è dichiarato disponibile a ragionare anche sul piano dei rifiuti, che non è comunque tipicamente in termini di numeri su questo bilancio, ma altrettanto credo che ne faccia parte integrante, perché si parla chiaramente di servizio
su tutti o su quasi tutto il territorio della città metropolitana, e allora ecco magari rivederci qua abbastanza presto per iniziare magari un percorso diverso che ci veda anche protagonisti, noi all'opposizione, voi in maggioranza, per cercare appunto di ragionare insieme. Io credo che, sentendo un pochettino le osservazioni di tutti i sindaci oggi in conferenza, ma di tanti sindaci che ognuno di noi incontra o di tanti territori che visita, ha chiaramente il modo di comprendere, come ad esempio il servizio dei rifiuti, non in tutti, non generalizzo i 67 comuni, ma nella maggior parte dei casi il servizio non sia di qualità eccellente. Io credo che bisogna probabilmente ragionare, ripensare, far sì che comunque quando ci sono dei problemi, ripeto, non in tutti i comuni, in alcuni probabilmente il servizio funzionerà anche bene, si possa arrivare a ragionare e quindi possa essere messo anche questo Consiglio metropolitano a conoscenza di questo. Ci siamo visti poco, ci siamo visti oggi, stiamo ripartendo con questa nuova esperienza, per me è una seconda esperienza, forse terza perché ero già consigliere provinciale, in condizioni diverse, con competenze certamente diverse. Auspico davvero e ringrazio il sindaco perché ha parlato che nella legalità delle riforme si possa provare a iniziare anche un percorso diverso, e proposto dall'allora ministro Rio, ma condiviso da tante forze politiche che sono anche qui presenti, e quindi ecco, io credo che questa possa essere parte integrante in un voto che poi dichiarerà quale essere il nostro capogruppo. Grazie, ci sono altri interventi? Tamonte, prego. Lo faccio con dichiarazione di voto finale. Ok, va bene. E niente, mi ricollego a quello non che ha. Non capito niente. Ah, la fai adesso la dichiarazione? No, faccio intervento con dichiarazione. Ah, ok. Solo anticipato. Va bene. Mi ricollego a quello che hanno ben illustrato i miei colleghi. Devo dire che bene la conferenza dei sindaci è stata importante perché ha evidenziato, comunque ha ben espresso alcune criticità e mal di pancia, vuoi per interventi non contemplati piuttosto che in sofferenza su quei grandi temi di cui parlava il consigliere Villa. Quindi io mi ricollegherei proprio al tema dell'ascolto. Qua molti amministratori sono sindaci, i sindaci sono un po' il terminale diretto del territorio coi cittadini. Quindi riservare ai sindaci un ascolto maggiore, non rendere la conferenza stessa un mero adempimento formale, secondo noi è molto importante. Un'ora sola evidentemente magari non basta, anche per andare un po' a catalizzare quelle che sono le perplessità e le criticità dei vari territori. Quindi in ragione di questo chiediamo, visto che lei sindaco ha il secondo mandato, quindi lo inizia ora, la possibilità di intraprendere questa strada con un ascolto maggiore la può portare avanti, esprimeremo su questo bilancio un voto contrario. Grazie. Allora, altri interventi? Non vedo interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. L'abbiamo già sentita, ci sono altre dichiarazioni di voto? Prima di fare la votazione non posso esimermi dal dire un paio di cosette. Prima di tutto, la conferenza prevede la votazione, non prevede la discussione. La discussione viene anche perché è impossibile fare una discussione con 67 persone più i consiglieri. Se le discussioni vengono fatte in maniera diversa, in maniera proattiva, ed è quasi un mese che lavoriamo sul bilancio. E ieri in Consiglio Comunale ho detto che 3 settimane e mezzo per il bilancio di Consiglio Comunale di discussione devono essere più che sufficienti, perché altrimenti se ci si mette 6 mesi a discutere il bilancio, poi negli altri 6 mesi bisogna farlo il bilancio. Quindi
bisogna anche sapere ottimizzare i tempi. Molte persone non sono abituate a questo modo di lavorare, lo so benissimo, me ne rendo conto tutti i giorni, ma questo è un modo di lavorare moderno, efficiente, e io sono per questo modo di lavorare, cioè le cose si fanno, si discutono, perché la porta è sempre aperta, ma quando si sta tutti assieme si decide, non si discute, è diverso il discorso. A chi piace la discussione possiamo trovare i tavoli ogni momento per farlo, non c'è assolutamente nessun problema, ma quando siamo chiamati per fare le decisioni bisogna decidere, è diverso dalla discussione. Questo è quello che poi tra l'altro dice la legge. Noi facciamo quello che dice la legge, se ci sono persone che vogliono fare tavoli di discussione, li organizziamo, non c'è assolutamente nessun problema. Ma un conto è la discussione, un conto è la decisione. Bene, vi chiedo, ci sono altre espressioni di voto? Bene, allora facciamo la votazione, prego. Gallo, manca il voto. Ok. Allora, 19 presenti, 13 favorevoli, 6 contrari. La proposta 3248 è approvata con approvazione definitiva. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, proposta 3183. Costituzione delle commissioni consigliari permanenti di garanzia in seno al Consiglio metropolitano. Relatore, consigliere delegato Giorgio Tasso, che ha la parola. Prego. Grazie, signor Sindaco. Ma sostanzialmente la proposta accoglie l'accordo che abbiamo raggiunto l'ultima volta che ci siamo visti. Non è che ci sia molto da spiegare, credo che abbiate letto la composizione delle commissioni come da comunicazione che ciascun gruppo ha fatto alla segreteria generale, la questione dei gruppi, e invito chi dovere magari dalla prossima seduta di provvedere anche a raggruppare gli elementi che costituiscono ciascun gruppo, in modo che siamo anche noi più operativi, perché voi siete già tutti allineati, ma noi, il mio collega è là, insomma, e credo che sia giusto e doveroso anche una rappresentazione, diciamo, plastica della costituzione dei gruppi. E per il resto non credo che ci sia null'altro da aggiungere, insomma, è esattamente quello che avevamo concordato. Ok? Grazie. Grazie consigliere Tasso, ci sono interventi? Non vedo interventi. Interventi? Non vedo interventi. Allora, dichiarazione di voto? Non vedo dichiarazione di voto. Non vedo dichiarazione di voto. E allora passiamo alla votazione, prego. Okay. 19 presenti, 19 favorevoli. La proposta è approvata all'unanimità. Apriamo la votazione per immediata eseguibilità. Ok. 19 votanti presenti, 19 favorevoli, l'immediata eseguibilità è approvata. Al punto numero 5 abbiamo la proposta 3244, atto di indirizzo per l'adozione di accordi programma per l'attuazione del progetto Polo Scolastico del Levante Metropolitano a Chiavari in Colmata a Mare. Relatore, consigliere delegato Laura Repetto, che ha la parola, prego. Grazie Sindaco. Sì, qui si tratta del primo passo che vede la volontà, mette nero su bianco la volontà di Città Metropolitana e del Comune di Chiavari per collaborare alla costruzione, alla creazione di un polo scolastico sul territorio.
è un'esigenza che nasce dal basso, nasce dal territorio, che serve a razionalizzare l'offerta formativa che è in crescita e che risulta negli ultimi anni frammentata, e per cui la città metropolitana paga anche notevoli fitti passivi. Ma non è semplicemente per risolvere delle criticità che si progetta in grande comune e mette a disposizione la colmata, un'area della colmata, e città metropolitana cercherà di sostenere, supportare il comune in questa creazione di un polo che è un punto strategico per tutto il Levante dal punto di vista degli spostamenti degli studenti, che permette di razionalizzare l'offerta, soprattutto creare un polo di istituti tecnici molto collegato, il più possibile collegato con le ditte e le aziende del territorio che richiedono diplomi tecnici, quindi per rendere più appetibile questa offerta formativa. Naturalmente si vorrà creare un polo all'avanguardia, in linea con le direttive sull'edilizia scolastica del MIUR 2022, naturalmente aperto al territorio perché funzioni da Civic Center, naturalmente flessibile, perché il mondo di oggi è flessibile, l'offerta formativa deve essere flessibile allo stesso modo. E poi naturalmente alcune scuole saranno sistemate nel nuovo plesso, ma questo consentirà di liberare spazi e ottimizzare quelli restanti per le altre scuole, i licei, penso ai licei, che sono sul territorio. È un'operazione virtuosa, molto ambiziosa. Ecco, gli enti oggi mettono per la prima volta nero su bianco la volontà di percorrere questa strada insieme in vista di un accordo di programma che definisca i compiti di ciascun ente. Grazie. Grazie consigliere Repetto. Franceschi. Repetto sta già male, cioè. Sta già male. Ora, noi in commissione sì. Ce l'hai anche con le scuole, no? Eh? Prego, io sono su tutto, cioè faccio il consigliere, come dire, prova a consigliare. Noi in commissione, appunto per non fare il processo alle intenzioni, abbiamo votato a favore. Ora, la Repetto ha detto una cosa che però a me rovescia un attimino i ruoli. Diciamo che ringraziamo il comune di Chiavari per aver messo a disposizione un'area per far sì che Città Metropolitana realizzi un polo all'avanguardia Levante. Non che Città Metropolitana supporti il comune di Chiavari nella realizzazione di un polo scolastico a Levante, perché questo era in principio la competenza di Città Metropolitana e di conseguenza noi condividiamo un percorso come dire, che in questa fase poi capisco che per fare degli atti ci vuole anche come dire un punto di partenza per giustificare degli affidamenti, degli incarichi. Lo facciamo con un indirizzo che metterà in condizione gli uffici di accelerare rispetto a quello che sarà una prima fattibilità, una prima progettazione per quello che è, però poi la vera valutazione, il vero momento in cui esprimeremo il parere definitivo sarà quando andremo a definire l'accordo di programma e vedremo quelle che sono tutte gli obblighi, le competenze e gli incarichi, e di conseguenza, come ho detto, abbiamo votato favorevolmente e esprimeremo successivamente il parere favorevole. Grazie. Grazie consigliere Franceschi. Ci sono altri interventi? Altri interventi? Non vedo interventi. Dichiarazione di voto? Da Monte, prego. Grazie. Con le precisazioni del consigliere Franceschi sull'intenzione siamo favorevoli. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazione di voto, per cui apriamo la votazione. Diciannove presenti, 19 favorevoli. La proposta è approvata. Vediamo di votiamo l'immediata eseguibilità. Ragazzi, c'è scritto qua, io poi sto zitto, io seguo. Seguo gli ordini, non c'è, vero? C'è o non c'è? C'è sulla delibera, quindi diciamo. Certo.
Segretario, cosa dice? Concetta? Io l'ho vista, c'è sulla delibera. C'è, ok. Sì, come si fa a seguire l'indirizzo, capisco. Questa obiezione l'ho capita, quella di prima no, ma questa sì. Adesso ne parliamo, un attimo. Robello. Ok, 19 presenti votanti, 19 favorevoli, anche la discussa immediata eseguibilità è approvata. Al punto numero 6 ci sono eventuali comunicazioni. Volevo tornare un attimo sul discorso di prima per quanto riguarda il metodo di lavoro anche con tutti i 67 sindaci. Non volevo essere troppo drastico, troppo duro, però è necessario che ci diamo ovviamente un modo di lavorare perché altrimenti diventa impossibile. Se avessimo fatto una discussione come si deve, con il minimo di 10 minuti per ciascuno, con 67 persone diventa impossibile fare una cosa del genere. Per cui dobbiamo trovare un sistema. Il sistema che io pensavo, che noi pensavamo fosse in pratica, fosse in attuazione, è che dando il materiale 15 giorni in anticipo si possano essere discussioni con gli uffici e con i consiglieri delegati in maniera tale da poter arrivare a prendere una decisione in breve tempo. Se questo non funziona, siamo disponibili a trovarne un altro che funzioni. Però non dobbiamo correre il rischio di indire delle riunioni nelle quali si discute e poi si decide, perché altrimenti diventano un caos e vanno avanti per tempi indefiniti, e questo non ce lo possiamo permettere perché tutti noi abbiamo un comune o altre cose da tenere su cui dove bisogna lavorare. Quindi dobbiamo darci un metodo che funzioni. Secondo me il metodo di poter avere 15 giorni di tempo per lavorarci su, discuterne, dopodiché si arriva tutti quanti assieme e si decide, è un metodo buono. Se però ce n'è uno migliore, tiriamolo fuori, abbiamo le prossime settimane, perché tanto dovremo fare una cosa del genere quando avremo il consuntivo sicuramente, se mi ricordo bene. Quindi nel giro di 2 mesi dovremo rifare di nuovo tutta la procedura. Per cui approfittiamo di questi tempi per poter discutere di questo metodo, se voi pensate che debba essere migliorato. Io sono assolutamente aperto a questo tipo di discorso, non sono aperto per mischiare le cose assieme e alla fine non ottenere risultati. Non so se sono stato chiaro. Villa voleva dire qualcosa, prego. Grazie. Sono uno di quelli che ho chiesto un metodo diverso e non vorrei passare da quello che non lavora mentre lei lavora. Io lavoro, timbro il cartellino, lavoro da 40 anni come tanti di noi, faccio il consigliere comunale a Genova e poi faccio il consigliere gratuitamente qui in città metropolitana. Lei e noi siamo pagati? Noi siamo pagati. Lei ha pagato dal sindaco di Genova, chiaramente, anzi gli aumenti del 21 sono arrivati. No, ma di là di questo discorso, io le propongo ritengo assolutamente scorretto dire questo. No, ma no, lei ha lo stipendio. Non è vero, io c'ho lo stesso stipendio come città metropolitana, zero, esattamente come te. Ritiro quello che ho detto, soltanto per dirle che io le propongo un metodo. Non ruoli, per favore. Io le propongo un metodo. No, perché ho avuto l'impressione, mi posso sbagliare, lei intendesse dire che con un metodo diverso probabilmente qualcuno di noi proponeva delle cose che andavamo a discutere e basta, non riuscivamo mai a quagliare niente. Io le propongo un metodo, ad esempio, che potrebbe essere utile. Parlavo in riferimento al Consiglio metropolitano di cui faccio parte. Ad esempio, sul piano dei rifiuti si potrebbe provare a ragionarne una volta in commissione competente. Questo potrebbe essere un'occasione per ragionarne anche quando verrà fatta la proposta. Se appunto verrà fatta la proposta e quando. Questo è Solo per discutere sul piano dei rifiuti. Hanno fatto 4, 5, 6, adesso non mi ricordo quante riunioni con tutti i sindaci. È da agosto che parlano di questa storia. Solo per dare una nota di cronaca su quello che è successo. Se bisogna farne di più, va bene, ma mi sembra che 5 o 6 riunioni siano sufficienti. Prego, continua pure. No, semplicemente per dirle che io riterrei che quando parteciperò alla commissione si parleremo di piano dei rifiuti, intenderò e penserò di non perdere tempo. Ma penserò invece di dare un piccolo e modestissimo contributo da consigliere e chiaramente da cittadino di questa città metropolitana.
era semplicemente questo. Ma la commissione rifiuti l'hanno fatta, mi sembra, no? Non sì, di una, sì, alla quale ho fatto una, dico bene. Sì, abbiamo partecipato. Quindi qual è il problema? Sì, l'abbiamo fatto un giorno prima di quando poi sembriamo... E un giorno prima cosa vuol dire? Un giorno per fare come tutti gli altri. Lo so, benissimo, lei spesso tende a dire che, che modificherà anche il ruolo, se possibile, legalmente, dei consiglieri metropolitani, ecco, tenga anche lei in considerazione il fatto che qualche volta anche noi abbiamo dei tempi e dei modi che a volte non ci consentono di affrontare tutte, voglio dire, le problematiche e gli ordini del giorno e appunto che ci vengono richiesti da votare. Era semplicemente questo. Colgo l'occasione per augurare a tutti voi un buon anno, ringraziare in particolar modo tutti i lavoratori della provincia, lo sa, lo faccio sempre, sono stato lavoratore di questa provincia per molti anni e allora io credo molto nel pubblico impiego e nelle persone che lo compongono, quindi un ringraziamento ai nuovi e ai vecchi, chiaramente, che sono ancora tanti lavoratori della provincia stessa, scusatemi, della città metropolitana. Ecco, grazie. Va meglio. Ok, siamo d'accordo. Ci sono altri interventi? Altre notazioni? Bene, se non c'è nulla, facciamo gli auguri a tutti, presenti, consiglieri, lavoratori, impiegati, dirigenti, tutti quanti meritano gli auguri e ci rivediamo l'anno prossimo. Le proposte per ogni cambiamento di metodo sono ben accette, mettiamole sul tavolo e discutiamole. Grazie a tutti e buona giornata.